quello è successo ieri? Guardate qui, queste persone così violente non hanno avuto la nostra fortuna. E vi ricordate come eravamo in prima? Mamma mia, sono già passati 5 anni. Se invece avessimo saputo che in fondo la scuola non è così male, ci saremmo risparmiati di quella FIFA. Ma cosa stai dicendo? Pensa per te. Andiamo a chiudere quelli di prima. Buongiorno ragazzi, come mai siete qui? Possiamo fare un'intervista? Certo, guarda, sono tutti qua i bambini. Scusate bambini, cosa avete provato quando siete arrivati in questa scuola? Io mi sentivo piuttosto a disagio, tutti mi guardavano con gli occhi fuori dalle orbite. E adesso provate ancora queste emozioni? No, per niente, queste paure e il disagio hanno lasciato il posto alla gioia. Facendo il giro della scuola e vorremmo fare un'intervista anche a voi, possiamo? Certo che potete. Come abbiamo già chiesto ai bambini di prima e chiederemo anche alle altre classi, su che cosa state lavorando quest'anno? Io ho provato ad essere amico di tutti. Io mi sono impegnata a non arrabbiarmi più. E io mi sono impegnata a rispettare i bambini che mi sembravano diversi da me. Pensate di aver ottenuto buoni risultati? Direi di sì, siamo sicuramente migliorati. E non ti scordare di me, questo fiore cresce per aiutarci ad imparare a stare bene insieme. Cureremo questo fiore fino in quinta e vedrai come crescerà e come diventeremo bravi noi bambini. Eh sì, vedo che per voi l'amicizia è molto importante, continuate così. Adesso chi tocca? Adesso tocca alle terze, andiamo! Mi piace lavorare in gruppo. Oltre a chiacchierare un po' con voi, che non fa mai male, si lavora e si impara proprio bene. Diciamo che si impara meglio. Possiamo scambiarci le idee, decidere insieme, condividere scelte e il lavoro alla fine viene meglio. Come direbbe mio nonno, do teste e ragiona meglio ad una. Però, davvero belle queste interviste. Le prime e le seconde, pur essendo piccole, sono state davvero brave. Che sì! Noi è diverso eppure ci incontriamo. Un incontro è una ricchezza di diversità. Amicizia, che grande valore, non facile da trovare, ti attraversa il cuore e ti lascia dentro un'emozione che non se ne va.